Grazie Presidente. Beh, vorremmo delle risposte chiare su quanto sta avvenendo in provincia di Roma e in particolare in alcuni comuni. Abbiamo fatto nelle premesse di questa interrogazione una serie di richiami normativi, come la legge regionale del 98, che disciplina appunto la gestione dei rifiuti. Vengono riportate nell'articolo 4, caro Assessore, le funzioni amministrative esercitate dalla Regione Lazio, in modo particolare quelle ricomprese nell'approvazione dei progetti degli impianti e rientranti nella categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera I del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'88. Ora, che cosa voglio dire con questo? Che sono in corso delle varianti di esercizio e le relative autorizzazioni alla realizzazione. La Regione Lazio, con determina del 7 luglio 2015, ha concesso l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sito in via Rocca Cencia, in cui vengono conferiti da numerosi comuni laziali i rifiuti indifferenziati. I comuni non hanno la possibilità di scegliere i siti più convenienti dove conferire i rifiuti indifferenziati, in quanto questa scelta viene fatta dalla Regione. I comuni all'inizio di ogni anno formulano ed approvano i piani tariffari per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con relativa emanazione dei ruoli di riscossione. La ditta che gestisce il sito avrebbe aumentato le tariffe di conferimento per 2 volte negli ultimi 3 mesi, provocando notevoli disagi finanziari ai comuni che vi conferiscono i rifiuti indifferenziati. Naturalmente questo poi andrà nei prossimi bilanci a ricadere sui cittadini che continuano a pagare le tasse più alte d'Italia, sia nei comuni che soprattutto per colpa vostra, per colpa di Zingaretti da parte della Regione Lazio, costringendo gli stessi a dover riformulare i piani tariffari approvati con maggiori oneri a carico dei cittadini amministrati. Dunque, premesso questo, io ritengo opportuno formulare, Assessore Buschini, lei è presente qui e rappresenta la Giunta e quindi il Presidente Zingaretti, sia nel suo ruolo di assessore con la competenza sui rifiuti proprio, sia con il rapporto con il Consiglio regionale. Allora, se tali aumenti tariffari risultano legittimi e conseguentemente quali iniziative intende intraprendere per sostenere le criticità economiche e finanziarie dei comuni che fanno ricorso a detto sito, a fronte dei ripetuti aumenti delle tariffe che andranno a ricadere certamente sui cittadini. Grazie. Prego, assessore Buschini. Grazie Presidente. L'interrogazione richiama la determina G8413 del 7 luglio 2015, con la quale è stata concessa l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto sito in via Rocca Cencia e viene fatto riferimento al fatto che la ditta che gestisce il sito avrebbe aumentato il conferimento per 2 volte negli ultimi 3 mesi, provocando i disagi finanziari del quale ha parlato il consigliere. Si interroga anche sulla legittimità e sulle iniziative che la Regione intende sostenere. È importante chiarire che l'impianto che lei cita, consigliere, è quello della società Porcarelli, ma verosimilmente il riferimento alla tariffa è rispetto all'impianto di Tritovaglio. Ho cercato di, diciamo, ricostruire nella sua, interrogazione, alla quale è stata rilasciata, l'autorizzazione integrata ambientale il 10 luglio 2017. Questo impianto era stato autorizzato precedentemente dalla provincia di Roma, nell'anno 2013. Solo con l'ultima determinazione è stata fissata la tariffa per i rifiuti urbani indifferenziati in ingresso ed è di 146,86, come stabilito al punto 13 della determinazione che lei ha citato. Quindi, sostanzialmente, solo dopo il rilascio della autorizzazione integrata ambientale e nel rispetto delle previsioni normative, l'ufficio ha rilasciato la tariffa all'impianto. Precedentemente si presume che si trattasse di valori commerciali chiesti
dalla società in autonomia, perché prima di quella data non era stata rilasciata l'AIA e sostanzialmente la regione fissa la tariffa nel momento in cui l'impianto è sottoposto all'autorizzazione integrata ambientale. È importante ricordare che ai sensi dell'articolo 238 del decreto legge 152 del 2006 è espressamente previsto che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende i costi indicati dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 numero 36, e quindi è questo che i comuni debbono ricomprendere nel piano tariffario. Quindi sostanzialmente ora la situazione è rispetto ai comuni più ordinata rispetto al fatto che essendoci appunto gli uffici nella loro autonomia amministrativa hanno rilasciato l'AIA e di conseguenza dopo gli stessi uffici hanno fissato la tariffa. La parola al consigliere Santori per la replica. Allora, grazie Presidente. Allora, se è possibile farò una richiesta scritta. Quando presentiamo le interrogazioni, se è possibile mettere una lavagnetta qui a fianco ai consiglieri per indicare puntualmente agli assessori le domande che vengono fatte. Allora, in maniera tale che le trovano scritte qui, capiscono e leggono che cosa chiedono i consiglieri e gli assessori rispondono rispetto alle domande che vengono fatte ai consiglieri. No, saremo semplici nella scrittura, cioè scriveremo quello che c'è scritto nell'interrogazione a risposta immediata, cioè se tali aumenti tariffari risultano, assessore Buschini, risultano legittimi e conseguentemente quali iniziative intenda intraprendere per sostenere le criticità economiche e finanziarie dei comuni. È semplice, era semplice. Allora, siccome non credo che l'assessore Buschini sia un cretino, ma penso che sia una persona intelligente, allora ritengo che non abbia voluto rispondere a questa domanda. Cioè, sono state aumentate sì o no? Noi sappiamo di sì, perché non eravamo così fermi nell'indicare in maniera affermativa questo aumento delle tariffe. Allora, vorrei capire per quale motivo su questo tema si tende a fare orecchie da mercante. Ci ha fatto un excursus normativo, grazie, perché noi comunque non eravamo informati. Abbiamo solo scritto qual era la determina iniziale del 7 luglio 2015, lei ha fatto bene a precisare, ma non so se legge dopo, e successive modifiche e integrazioni. Quindi anche quello che dice lei del 10 luglio 2017, cioè buttiamoci dentro tutto, perché quando la politica vuole allontanarsi dai cittadini, dai comuni, comincia a mischiare le carte, a citare le norme, a non far capire nulla di quello che sta avvenendo dentro quella che dovrebbe essere la casa di vetro dei cittadini, quella che Zingaretti indicava nel suo programma elettorale essere la casa di vetro. È soltanto un baraccone dove avete fatto, piazzato gli amici degli amici e fatto di tutto e di più in questi 5 anni, e quando poi vi si chiedono delle informazioni dentro quest'aula voi svagheggiate, questo è il termine esatto. Ora, lei mi cita anche un'autorizzazione della provincia del 2013, c'era sempre Zingaretti, ricordiamolo, e ora vorrei comprendere per quale motivo non si rispondono alle interrogazioni. Io mi rivolgo alla Presidenza perché non è accettabile che questo avvenga, cioè è accettabile quando voi mandate qui gente che poi avete nominato assessori che neanche sanno che cosa vuol dire la politica, quindi vengono qui a leggere la letterina degli uffici. Però quando c'è gente che invece viene eletta dai cittadini come l'assessore Buschini e viene in aula a sbagheggiarmi con le norme, mi fa veramente ribrezzo. Dal punto di vista politico è inaccettabile che si fanno delle domande e non si risponda a quanto si viene chiesto. Questo è il vostro atteggiamento, è inaccettabile e riteniamo